troviamo qui all'interno del gruppo Italcer, il sesto gruppo italiano, conta 587 dipendenti, 200 milioni di euro con oltre 32 milioni di EBITDA. I marchi di riferimento sono Devon & Devon, la fabbrica ceramiche, Helios, ceramica rondine e bottega. Siamo qui perché Italcer e rondine lanciano un nuovo prodotto, stiamo parlando di uno smalto antibatterico antivirale. Sì, beh, non è uno smalto, diciamo è un'applicazione che facciamo sul materiale a primo fuoco e che ha tre caratteristiche importanti: è antinquinante perché riduce del 20,7% gli NOx dai test effettuati presso l'Università di Torino, antivirale perché comunque il Tile Council of North America, quindi i laboratori scientifici del TCNA, hanno rilevato una riduzione che a seconda del tempo, quindi da 15 minuti con irradiamento UV, quindi di luce, riduce del 90% il coronavirus sui nostri materiali ceramici per arrivare a una riduzione completa con la luce in 6 ore e comunque anche al buio in 30 minuti il coronavirus testato sulla nostra ceramica viene eliminato per il 90% in mezz'ora e per il 99% in 8 ore. Quindi la carica virale è un elemento ovviamente importante e il fatto che anche al buio venga eliminata in modo così significativo è importante. Poi l'altra caratteristica, l'antibattericità, che a seconda dei batteri, del tempo di esposizione e della luce vengono eliminati dal 95 al 100%. Non è uno smalto, ma è un'applicazione che fate successivamente. No, è un'applicazione che facciamo durante il processo di produzione, è un primo fuoco e quindi è un materiale che compenetra la materia e che rimane, ovviamente abbiamo fatto il deposito di brevetto già nel 2019, quindi è un materiale sul quale noi dal punto di vista tecnologico punteremo molto. Io leggevo nel vostro comunicato stampa e mi ha un po' sorpreso gli investimenti che sono stati fatti dal vostro gruppo negli ultimi anni e quelli che farete prossimamente. Ma sì, sono investimenti che sono importanti per migliorare ovviamente la produttività da un lato e poi quindi anche i plus tecnologici, non ultimo questo di Advance. Ci sono sia investimenti di carattere produttivo, quindi andremo comunque a lavorare sui fine linee per automatizzarli ancora di più sia in Helios Ceramica che qui in Rondine, nonostante Rondine sia una fabbrica 4.0, ci sono nuovi accorgimenti tecnici che andremo ancora a migliorare. Poi ci sono investimenti invece strutturali che andremo a fare su Cedir nei prossimi 3 anni. E poi abbiamo ovviamente anche investimenti per ulteriore crescita per linee esterne che saranno poi annunciati nelle prossime settimane. Abbiamo già lasciato alle nostre spalle il 2020 e quindi ci corre l'obbligo, ma lo facciamo con piacere, di parlare di questo 2021. Come avete iniziato? Ma l'anno è iniziato abbastanza bene. Ci sono ovviamente il lockdown sui paesi di lingua tedesca in particolare. L'anno scorso, nei primi 3 mesi dell'anno, prima del lockdown, avevamo già una crescita robusta sull'anno precedente di oltre l'8%. Quest'anno abbiamo dei numeri che sono in linea con la prima parte dell'anno scorso, che era molto positiva, ma abbiamo un bel portafoglio ordini, un portafoglio ordini che è di quasi il 20% superiore agli anni scorsi, soprattutto all'anno scorso, quindi questo è molto, molto positivo. Io quando entro in un'azienda ceramica, in modo particolare nello showroom, penso sempre di essere in un atelier di moda. Quali sono i prodotti che dobbiamo attenderci in questo 2021? Cioè pietra, effetto cemento, effetto metallo, cioè che cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Ma sai, tu hai toccato comunque dei trend e dei filoni che durano da tempo, perché poi molte cose si ispirano elementi di arredo, alcune, e altre invece elementi di prodotti che sono presenti in natura da sempre. Quindi io credo che pietra, marmi, cementi e comunque metalli, se guardiamo più l'aspetto dell'arredo, rimarranno dei trend di fondo importanti. Anche il legno aggiungerei, perché il legno comunque mantiene ancora oggi delle quote sul venduto molto significative. Le nuove tecnologie anche sul digitale chiaramente permettono sempre di fare degli upside, dei miglioramenti continui anche dal punto di vista estetico, e quindi questo stress al miglioramento proseguirà su tutti questi filoni.
Si parla sempre di lastre 120-360, poi ci accorgiamo che il mercato invece che cosa premia? Qual è il formato dei grandi numeri oggi? Ma io credo che i grandi numeri, se parliamo di lastre, siano quelli che hanno base 120 e che arrivano fino a 280, perché poi c'è un problema per quello che riguarda i 150-300 o i 160-320 che tocca la movimentazione e la logistica. E poi se guardiamo i trend di mercato, in effetti credo che sia sorprendente notare che è vero che c'è questo sviluppo molto forte del grande formato, ma c'è stato un paritetico altrettanto fortissimo sviluppo dei piccoli formati. Piccoli formati, leggevo una recente indagine anche che è stata portata avanti con molta attenzione, dice che il piccolo formato, che rappresentava fino a 2 anni fa il 5%, sarà previsto a 5 anni quasi un 15% dei volumi complessivi, se parliamo del mondo sotto il 20-20 o il 20x30 centimetri. Quindi credo che noi per primi come Italcer siamo attenti e saremo molto attenti anche nel nostro sviluppo a non perdere anche questa parte, quindi guardare in grande ma guardare anche quello che ci può far diventare più grandi col piccolo.